Oggi pomeriggio 20 di guerra sul vertice, perché vedo che anche la Bellanova ha appena dichiarato si comincia a scendere dal piedistallo, qui nessuno è insostituibile, non lo sono io, non lo è Italia Viva, non lo è neanche il Presidente del Consiglio. Vale, questo vale per ognuno di noi, quando qualcuno pensa di essere insostituibile, poi nella vita, non solo nella politica, capita di venire sostituiti. Quindi diciamo non è così per nessuno, vale ovviamente per il Presidente del Consiglio. Se il Presidente del Consiglio e i suoi uffici passano un po' meno tempo a fare telefonate agli scilipoti 2.0 e magari un po' più di tempo a dedicare alle nostre risposte, magari scusi, forse per qualche una cosa proprio concreta per voi, quindi è vero, dimissioni di cosa Conte sola, è vero che siamo in per capire io, dimissioni di Conte e passaggio in Parlamento per voi sono il minimo per andare avanti? Per noi il minimo per andare avanti è risposte alle cose che abbiamo chiesto. Che si fa col MES? Oggi immagino abbiate raccontato, si è aperta una voragine all'ospedale del Mare a Napoli, è chiuso il reparto Covid, cioè diamine i soldi per la sanità. Devo sentire la Ghisleri, però scusami un momento, cioè perché stiamo litigando una cosa per far avere i soldi al ministro Speranza. Le volevo chiedere una cosa al volo, visto che una parte di quello che chiedete è stato accolto da Gualtieri, visto che è in atto evidentemente un riallineamento del centrodestra per effetto, diciamo, del più o meno finito trumpismo, visto che quest'estate comincia il semestre bianco, non sarebbe più saggio, come dire, tirarla in lungo per qualche mese? Dico così, Tranquillizzo Buccini, noi abbiamo fermato Salvini un anno e mezzo fa, si figuri se vogliamo dargli il paese oggi. Questo rischio. No, ma non ho paura di Salvini, ho paura di tre mesi di campagna elettorale. E non occorrerà per colpa nostra, soprattutto. Okay. Cioè non si va al voto per colpa di Italia Viva. Però il punto. No, però il punto qual è? Il punto è che noi da luglio chiediamo, discutiamo del recovery. Abbiamo detto teniamo il Parlamento e il Governo aperti ad agosto per discutere del recovery. Siamo a metà gennaio e ancora non riusciamo a chiudere. Ho bisogno di un commento di Alessandra Ghisleri su quello che sta accadendo, perché ho poco tempo. Alessandra.